In un momento di grande crisi per il popolo di Israele, la parola di Dio si rivela come fonte di consolazione e di incoraggiamento, annunciando la risurrezione dai morti. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni io, Daniele, piangevo e udii questa parola del Signore. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio. Il libro di Daniele è un testo apocalittico che nasce a metà del secondo secolo avanti Cristo. È uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento, scritto in un periodo di grande difficoltà. È il tempo di una feroce persecuzione che i greci sferrarono contro gli ebrei osservanti di Gerusalemme e dei dintorni. Il gruppo dei saggi, di coloro che volevano rimanere fedeli alle tradizioni dei padri, si vide gravemente perseguitato. Molti persero la vita. Tutti furono angariati, umiliati, offesi, costretti a scappare dalle città e a nascondersi per rimanere fedeli alle loro tradizioni religiose. In quel momento di grave crisi, un uomo ispirato da Dio compone il libro in cui Daniele è un personaggio importante. Non è Daniele colui che scrive il libro, ma la figura del grande saggio. La sua persona è ambientata durante l'esilio in Babilonia, 4 secoli prima, e sulla sua bocca vengono poste delle profezie che riguardano proprio il tempo in cui l'autore scrive. È un modo con cui gli scrittori apocalittici vogliono presentare la parola di Dio capace di interpretare i tempi e di offrire una chiave di lettura corretta per capire quello che sta capitando e di conseguenza agire con coerenza e fedeltà. Daniele dunque si presenta come un uomo che ricerca il senso della storia e piange, pregando il Signore che gli faccia capire dove stanno andando le vicende degli uomini. E in quella sua ricerca angosciata del senso riceve una rivelazione. Si chiamano testi apocalittici proprio perché contengono la rivelazione di Dio. Il Signore rimuove il velo per far comprendere quello che ci sarà dopo. E la rivelazione rivolta a Daniele parla di un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni. La situazione che Israele stava vivendo a metà del secondo secolo è considerata un tempo di angoscia peggiore di ogni altro tempo. In fondo,
è sempre la stessa impressione. Tutti vivono nel tempo peggiore che ci sia. Male come oggi, le cose non sono mai andate. Lo dicono da sempre. La vita prima di San Francesco, scritta pochi anni dopo la sua morte, comincia: Francesco ricevette una pessima educazione dai suoi genitori, perché oggi i genitori non sanno più allevare i figli. Inizi del 1200. Una volta, invece, i genitori sapevano educarli bene. Sempre così, una volta le cose andavano bene. Nella nostra esperienza, invece, vanno male. Ma questo ci dice che ognuno di noi ha l'esperienza del proprio tempo e in ogni tempo le cose vanno male. E dato che ognuno di noi sperimenta i propri tempi, si illude che prima andassero bene. E questo è il tempo dell'angoscia. Ed è questo il tempo in cui il Signore si rivela. Proprio quando le cose vanno male, il Signore interviene, ma a suo modo, non facendo quello che abbiamo in testa noi. Daniele annuncia che sorgerà il gran principe Michele. Si parla dell'arcangelo Michele, come del principe che veglia sui figli del popolo di Israele. È l'annuncio di una figura angelica che protegge il popolo e sorgerà in difesa della sua nazione. In quel tempo sarà salvato il popolo di Dio. Sarà salvato chiunque si troverà scritto nel libro. Gli apocalittici parlano di un libro che è scritto, dove tutto viene registrato, ed è in base a quel libro, in cui Dio tiene conto di tutto, che verrà giudicato il mondo. Il libro sarà aperto e ci sarà la resa dei conti. Chi si troverà scritto nel libro sarà salvato. È l'annuncio della salvezza per gli eletti. Non è un annuncio generalizzato. Non si annuncia un condono globale dove tutto va bene e chiunque sarà salvato. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Letta così la frase fa nascere una domanda, perché noi immediatamente, quando sentiamo molti, pensiamo non tutti. Molti si risveglieranno. In realtà, l'autore, che scrive in ebraico, intende dire la massa infinita dei morti. Bisognerebbe tradurre la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglierà. Dicendo la moltitudine, voi non pensate che si escluda la totalità. Sono molti, moltissimi, una quantità sterminata che sono già morti. Lo diceva nel secondo secolo avanti Cristo, quindi sono passati 2200 anni, la moltitudine è ancora cresciuta enormemente. È questa massa di morti nella polvere della terra si risveglierà. Gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna eterna. Il risveglio è per tutti, ma poi c'è una distinzione. Ed è proprio lo schema apocalittico che interpreta la storia in questo mondo.
dicendo che la situazione è negativa, le cose vanno male. Certamente il Signore interverrà e cambierà la situazione e separerà, creerà il regno per i buoni e condannerà i malvagi. Ed è lo schema apocalittico che adopera Giovanni Battista e usa Gesù e gli apostoli nella predicazione fondamentale, perché la comunità cristiana nasce nell'ambiente di questi saggi di corrente apocalittica. Gesù sarà l'intervento di Dio. Quando dice che il regno di Dio è qui, intende dire quello che avevano promesso adesso si realizza. Io sono il regno di Dio. Io sono l'intervento decisivo. Adesso avviene la risurrezione. Per questo la risurrezione di Gesù è il centro di tutta la storia, è il capovolgimento della realtà. In Lui si è realizzato. La risurrezione di Gesù è l'inizio dell'eternità, è il cambiamento della storia. La risurrezione è avvenuta e Lui garantisce questo progetto che giungerà a compimento. Quando il Signore interverrà capovolgendo la sorte, i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno insegnato a tanti altri a essere giusti, onesti, religiosi, fedeli alla rivelazione di Dio, risplenderanno come le stelle nel cielo. Le autentiche stelle nel firmamento di Dio sono i saggi, le persone sapienti. Le persone che hanno saputo stare dalla parte giusta, che sono state fedeli al Signore. Queste parole, scritte da un profeta apocalittico, servono per consolare e incoraggiare quelle persone che stavano morendo martirizzate. E sono parole di conforto per noi nelle nostre difficoltà, sapendo che il Signore sorgerà e noi ci risveglieremo. Vogliamo essere dalla parte dei saggi per risplendere come le stelle per sempre.